e non è uscita. È rimasta incazzata. Ciao Vogue, sono Matilda Lutz e questo è In The Bag. Quando viaggio sempre con me, una conchiglia, a volte anche due, faccio la collezione ogni volta che vado in un posto dove riesco a trovarle, perché adesso è sempre più difficile trovarle, prendo una conchiglia. E la cosa che mi piace tantissimo delle conchiglie è che, anche se sono piccoline, sempre si sente il rumore delle onde. Per me il mare è un posto molto speciale, è un posto dove vado a pensare e dove riesco a ripulire la mente. Quindi la conchiglia me lo ricorda e il rumore delle onde mi aiuta a rilassarmi. I due passaporti, italiano e americano. Perché è importantissimo? È importantissimo perché viaggio in continuazione e mi piace tantissimo viaggiare, oltre che per lavoro, anche per piacere. E poi mi ricorda una cosa per la quale ho sofferto molto crescendo, nel senso che quando ero piccola, quando ero in America ero l'italiana, quando ero in Italia ero l'americana, e ho sempre sofferto un po' la non appartenenza a un gruppo. E invece adesso sono molto fiera, very proud to be American, e molto fiera di essere italiana. L'ultimo viaggio che ho fatto è stato un viaggio di lavoro e sono stata 5 settimane a Londra a girare un film. Era una città che ho sempre vissuto per pochi giorni, sempre per lavoro, quindi non sono mai riuscita veramente a godermi la città, e invece adesso sono riuscita ad andare a vedermi musei, ad andare a teatro, a vedere amici che non vedevo da tanto tempo, quindi è stato un bellissimo viaggio, oltre che di lavoro anche di piacere. Un lip gloss o lip balm, molto naturale, un piegaciglia e un mascara. Il mio everyday makeup lo chiamo il makeup alla francese, che è un makeup non makeup, e quindi è una crema colorata, un piegaciglia, un lip balm e un mascara. Quando ho bisogno di rilassarmi ho questi nella borsa, sempre. Sono oli essenziali, questo è eucalipto. Attenzione a non sporcarsi perché questi non vanno via. Un altro che mi piace tantissimo è jasmine, e di solito questi li compro in aeroporto perché arrivo ore e ore in anticipo, e quindi prima dell'imbarco vado a comprare gli oli essenziali. Li uso anche a casa e di solito è un altro di quegli oggetti che mi porto sempre quando viaggio per lavoro, e metto qualche goccina nel diffusore e mi rilassano. Un altro oggetto che porto sempre con me è una chiave. Vediamo se la trovo, che poi è quello che mi succede sempre con le chiavi di casa. Ma questa è una chiave speciale. È una chiave con scritto CREATE, ed è una chiave che mi ha regalato una coach di recitazione appena mi sono trasferita a Los Angeles, e anche questo è un mega super portafortuna. CREATE per me è la cosa che mi aiuta ogni volta che sono stuck nella mia vita, quindi suonare la chitarra, scrivere, fare uno sport, recitare, è tutto quello che mi fa sentire bene, quindi CREATE, always CREATE. La Polaroid, questo per immortalare ogni momento speciale della mia vita, soprattutto sui set. Ho degli album pieni di Polaroid ed è una passione che mi ha passato mio papà, che è fotografo. E perché non so voi, ma sul telefono ho tipo 150.000 foto che mi dimentico di avere, mentre le Polaroid rimangono. E quindi adesso vi farò una bella foto. E non è uscita. È rimasta incazzata. Vabbè, bellissima comunque. Adesso cerco di... Comunque un'opera d'arte, adesso ve la faccio vedere. Guardate qua, siete bellissimi. Ho tirato fuori i fiammiferi, pacchetto di fiammiferi.
Perché cosa i fiammiferi? Perché ammazzano tutti gli odori ed è importantissimo portare sempre un pacchetto di fiammiferi nella borsa. La cosa che ho visto fare tanto negli Stati Uniti, in Italia non si fa e io adesso sto cercando di dirlo a più persone possibili. Quindi i fiammiferi, mi raccomando, sempre nella borsa. La prima volta che sono partita per un viaggio di lavoro senza mio figlio, ho trovato questo soldatino in una scarpa mentre me la mettevo, che mi ha fatto anche male al piede, e quindi da quel giorno mi porto questo soldatino sempre con me ed è anche mangiucchiato dal cane, quindi non credo stia in piedi. No, è un portafortuna, ma ho pensato che comunque il soldatino è simbolo di coraggio e quindi mi ha dato anche coraggio a me a partire per lavoro lasciando mio figlio a casa, e mi ha dato un sacco di forza, quindi è una cosa che porto sempre con me. Now, ladies and gentlemen, now you see me, now you don't. A parte gli scherzi, un altro degli oggetti che porto sempre con me è un mazzo di carte. Adesso vi faccio vedere un magic trick incredibile dove di solito le persone rimangono tutte a bocca aperta. Scegli una carta. Te la ricordi? Sì. E facciamo un giro di carte. Questa. Ah. Questo è un magic trick che mi ha insegnato il mio amico mago John di Cadaqués, ci conosciamo da una vita, ed è l'unico magic trick, lui è un mago di professione, ed è l'unico che è riuscito a insegnarmi, perché per il resto non sono proprio un bravo mago. Ciao, sono Matilda Luz, se volete vedere altri video di Vogue, cliccate qui.